el señor perezoso, el bradipo peloso. E Lefranco continuava con i suoi lunghi assordanti barriti. Chiunque li avrebbe sentiti. Renato e Mariola non capivano cosa stesse succedendo all'elefante da quanto era agitato. Era proprio angosciante. Si stava forse avvicinando un topolino, terrore di ogni elefantino? Oppure qualcos'altro, proveniente dall'alto? Non era né un topino e neanche un volatile, ma una creaturina molto carina, come se avesse un sorriso stampato su quel musetto. Aiuto, aiuto! C'è una specie di topo! Non so chi sia, ma vi prego, mandatelo via! Elefranco, stai tranquillo. Non è un topo e neppure un armadillo. Ci saremmo preoccupati senza neanche dirlo. Vero, Mariola? Certo, babbo. Nulla di cui barrire o essere spaventati. Sembra un porco spino quello che sta scendendo lentamente da un pino. Ehi tu, chi sei? Come ti chiami? Tre robusti artigli sporgono da ciascuno dei suoi quattro arti, permettendogli di aggrapparsi ai rami dell'albero senza cadere o ribaltarsi. Quest'animale resta sospeso sotto il ramo, con la schiena all'ingiù, tenendosi stretto con gli artigli al ramo di sopra prima di dare la risposta alla domanda posta. E mentre avanza così come una lenta danza, capovolto e oscillando lentamente da un ramo all'altro, senza far nient'altro, risponde deciso. Il mio nome è Signor Perezoso. Soi un bradipo prezioso, anche se mi dicon che son muy ozioso. Mi muovo piano piano, lentamente, ma arrivo sempre nel luogo che ho in mente. La vita di voi esseri umani è frenetica. Correte per ogni cosa, anche per fare la spesa. Carpe diem, godetevi il momento, altrimenti non serve a nulla il divertimento. Vi siete accorti che questa è una foresta satolla di alberi e animali che vivono con armonia che non ha egual? E voi, come vi chiamate? Io, Mariola, mentre lui è il mio babbo Renato, che è sempre spettinato. L'elefante volante si chiama Elefranco, è qui al mio fianco, e poi c'è anche la mia gattina, mia Golina, che è appena andata in cerca di latte da qualche parte. Mentre si accinge a scendere dall'albero, è il signor Perezoso inizia a ridere con un ghigno strano e quasi umano. Ruota di continuo la testa come un perno sul collo girevole, per nulla gradevole, sorridendo benignamente al di sopra della spalla verso Renato, Mariola ed Elefranco, che è sempre più impaurito ed affranto. L'innocente aspetto del bradipo, che sembrava dire «nessuno vorrebbe farmi del male», ebbe un effetto alquanto sconcertante sull'elefante. Finalmente scese giù piano dall'albero e Mariola iniziò ad accarezzare il suo pelo come avrebbe fatto con la gattina, che per fortuna non era lì vicina.
non avrebbe mai voluto suscitare la gelosia di Miagolina, la sua amica gattina. È il signor Perezzoso, coperto da un ispido pelame grigio, che somiglia molto a setole, eccetto che è soffice al tatto, si fece accarezzare senza fiatare. La bambina notò che il grigio presentava macchie più chiare e una striatura nera sul dorso, con piccole strisce nere sul muso, vicino agli occhi che erano buffi come i puffi. «Perché hai queste macchie grigie chiare, scure e una striatura nera sul dorso? Scusami se apro questo discorso.» «Mariola, quando non si sanno certe cose, non bisogna mai smettere di fare domande per imparare adesso, non solo da grande. Le domande aiutano sempre, ma accertati di non essere impertinente. Mira, questi segni si fondono perfettamente con il gris dei tronchi e dei rami degli alberi. Così posso confondermi e proteggermi. La mia lentezza naturale contribuisce a produrre tal effetto senza alcun difetto.» «Babbo, babbo, anch'io vorrei mimetizzarmi certe volte come fa il camaleonte. Così, se dovesse sbucare un rinoceronte, mi potrei salvare come fanno le api chiuse nell'alveare.» «Piccola mia, non ce ne sarà bisogno. Ti proteggerò sempre da ogni pericolo, sia esso grande oppure ridicolo.» Come continueranno le avventure di Miagolina, la gattina birichina? Ce lo chiediamo tutti, ma tu presto lo saprai se adesso dormirai. Buonanotte e sogni d'oro. Dormi, dorme, Miagolina, la gattina birichina. Dormi, dormi, mio tesoro, fai la nanna e sogni d'oro.